Vedi fa, dico testuale, lo ripeto perché è di una gravità inaudita la cosa che ha detto, cioè che avrebbe fatto dimettere il consigliere Cribbio con le buone o con le cattive, io trovo che questo sia inaccettabile. Così come è inaccettabile la replica che ha avuto, lo ricordava prima, la frase che ha detto rispetto ai soldi che diciamo vengono spesi per ricordare lo sterminio della Shoah. Ma io credo, guardate, che la cosa più grave sia stata dal punto di vista dell'istituzione e da un livello che non va mai superato, e io su questo, lo sapete, sono assolutamente rigoroso, un livello che non va mai superato nelle istituzioni, in cui nessuno si può permettere di dire a qualcun altro e minacciare qualcun altro dicendo che lo avrebbe fatto dimettere con le buone o le cattive. A me dispiace anche, purtroppo, che il consigliere Parisi sia uscito e che non ascolti questo dibattito, penso che sarebbe potuto essere interessante, invece ci ha deliziato con un'altra lezioncina di storia, come ha fatto lo scorso anno, pensando che magari noi non siamo avvezzi allo studio dei libri della storia, o almeno non tanto quanto lui, se no non sentirebbe l'esigenza di farci lezioncine un giovedì sì, un giovedì no, e che invece abbia deciso di uscire. Io spero che anche lui voti, perché noi saremmo stati pronti a votare eventualmente una mozione di censura, come il nostro partito ha dimostrato in consiglio provinciale. Grazie. Consigliere Luzzi. Grazie Presidente. Ma io francamente sono un po' stufo di questo continuo gioco su questo tema, che ormai dura non so da quanto tempo, che uno dice una frase infelice, l'altro risponde, uno si dimette, l'altro si deve dimettere. La consigliera Caputosti, che non appartiene neanche al mio schieramento, qui è intervenuta in zona 9 non come consigliera provinciale ma come cittadina, ha espresso la sua opinione opinabile, ha perso la sua opinione e in quanto tale opinabile e che va, può essere benissimo contestata, l'ha fatto in maniera accesa, con modalità, ed, Presidente, può garantire l'ordine pubblico mentre parlo? Perché non è sento... esagerato, riconosco di aver esagerato, no, quantomeno che non ci sia questo rumore di fondo. Se no mi tocca fare una mozione di sfiducia nei confronti di Tucci. La voto. Per cui ritengo che è intervenuta come cittadina. Se noi dovessimo giudicare gli interventi anche vivaci, veementi, fuori luogo e maleducati e minacciosi che ci sono stati diverse volte da quando è incominciato questo consiglio, non usciremo più. Io trovo assolutamente il rituale che noi come consiglio di zona chiediamo la dimissione a una consigliera di un altro ente per una frase espressa come cittadina, come intervento del pubblico, perché lei risente qua in zona, come intervento del pubblico qua in zona. Mi sembra francamente, possiamo tranquillamente condannare, io sono nel condannare e condanno fortemente l'atteggiamento che ha avuto. Presidente, però deve garantire quel silenzio, perché lei posso sempre alzare la voce. Lasciamo terminare il consigliere Illuso. Se posso finire, ripeto, noi dobbiamo, e questo è il mio, io personalmente e anche tutto il mio gruppo chiaramente condanna fortemente i termini e la modalità in cui si è espresso, però è intervenuta nello spazio riservato agli interventi del pubblico, in quanto, ripeto, come cittadina di zona 9, sicuramente intervenuta in maniera sbraccata, assolutamente da condannare, con dei termini, dei modi che a me non sono piaciuti per nulla. Ciò non toglie che, francamente, se ogni volta che ognuno si esprime male o che lo fa in maniera inappropriata da cittadino bisogna chiedere le dimissioni o bisogna fare, mi sembra francamente assolutamente fuori luogo. E credo che votare una mozione
di questo genere non fa nient'altro che fomentare della nuova polemica su questo tema dove non ne usciamo più. Poi dopo avremo la risposta della consigliera, poi avremo, cioè, secondo me, voglio dire, il tema è morto, dal mio punto di vista è morto lì, e continuare a sollevare con tutti i problemi della zona che abbiamo ancora questo problema, lo trovo francamente una discussione stucchevole di cui spero veramente non abbiamo più bisogno. Ripeto, forte condanna nei confronti dell'atteggiamento della consigliera, ma assolutamente inappropriata la richiesta di dimissioni, assolutamente la trovo fuori luogo, assolutamente neanche da paragonare rispetto all'atteggiamento del consigliere Cribbio, che sono due partite totalmente diverse. Uno scherza sulla morte di persone e l'altro usa del termine appropriato. Uno scherza in un conto è minacciare all'interno di un discorso concitato, non ha fatto certo una minaccia di morte. Un conto è scherzare sulla morte avvenuta di persone. Parliamo di cose totalmente differenti, per cui anche solo paragonarlo mi sembra del tutto inopportuno. Grazie. Grazie. Allora, prima di dare la parola al capogruppo Viganò, mi incuriosisce sempre molto questo modo diversificato di giudicare i vari atteggiamenti e soprattutto questa sottolineatura poc'anzi fatta dal consigliere Illuzzi del fatto che la signora Capotosti parlasse come semplice cittadina. Allora, noi abbiamo passato, diciamo, passiamo abbastanza tempo alla riunione di capigruppo, ma anche in questa seduta di consiglio, a ricordare a ciascuno di noi che quando uno interviene e ha un ruolo istituzionale, sia esso consigliere di zona, consigliere comunale o consigliere provinciale, piuttosto che altro, parlamentare, consigliere regionale, ha sempre quel ruolo, veste sempre quel ruolo al di là dei luoghi in cui interviene. Allora, la signora Capotosti, che è intervenuta qui come cittadina, rappresenta comunque un'istituzione, che se ne voglia dire, anzi mi permetto di dire ne rappresenta due, perché è consigliere provinciale e contemporaneamente è capogruppo in consiglio di zona 2. Allora, che lei si permetta di venire in quest'aula e minacciare, perché questo è stato, perché nel momento in cui io vengo da lei o da chiunque altro consigliere a dire o fai così oppure con le buone o con le cattive cerchiamo di ottenere l'esito sperato, risulta comunque una minaccia. Il fatto che, nonostante i reiterati, e vi lo ricorderete, tentativi di portarla così al silenzio nel momento in cui interveniva il consigliere Cribbio e intervenivano altri consiglieri, lei si è permessa più volte da cittadina, ma ripeto, non si può distinguere il ruolo, di intervenire e dire che non sapeva se sarebbe riuscita a smetterla di parlare, perché sapete, io sono fatta così, cioè, sono frasi che non stanno né in cielo né in terra. Quindi io ho sottoscritto e quindi voterò la mozione di censura, la richiesta di scuse formali, perché mi piacerebbe vedere una lettera dove lei si scusa dell'atteggiamento avuto all'interno di quest'aula, peraltro atteggiamento avuto, come ben diceva la vicepresidente, solo lei, perché gli altri cittadini che legittimamente sono intervenuti hanno mantenuto assolutamente un tono molto pacato e rispettoso dell'aula. Chiedere poi le dimissioni dal Consiglio provinciale dopo le frasi che sono state pronunciate non credo sia qualcosa di eccessivo. Sicuramente una mozione di censura e le scuse all'interno di quest'aula sono assolutamente dovute. Capogruppo Viganò. Ma sì, io volevo dire, io sono d'accordo, ho sottoscritto, il mio gruppo ha sottoscritto questa mozione e ne siamo convinti, cioè noi siamo convinti che questa mozione sia giusta per le parole che ha detto adesso anche la Presidente Guccioni. Faccio una riflessione che è personale, ma credo che possa coinvolgere anche molti di noi. Tutto quello che è successo, secondo me, tutta questa vicenda è molto triste ed è frutto di un modo di fare politica che ormai da parecchi anni è entrato nel nostro modo di essere, sia nei consigli di zona, quindi sia nel primo anello di congiunzione tra la politica e i cittadini, e poi via via a livello più alto. È frutto di una politica, di un modo di fare politica urlato, di un modo di fare politica volgare,
ed è frutto anche nella fattispecie di una mancanza, se volete, se mi concedete, di conoscenza della storia, no? Per cui ognuno si sente autorizzato a dire quello che più dice, che più ritiene opportuno. Sicuramente il capogruppo Cribio ha usato delle frasi infelici, sicuramente su quella vicenda non ha una conoscenza adeguata della storia, se no probabilmente certe cose non l'avrebbe dette, ma sicuramente si è pentito probabilmente un attimo dopo aver scritto quelle frasi. Nelle foibe lascio a voi, cioè lascio a ognuno di noi l'interpretazione di quell'avvenimento storico, oltre a come è stato detto ci fu della pulizia etnica da parte del regime jugoslavo e da parte soprattutto di una parte di quella Repubblica Jugoslava, cioè da parte per esempio dei croati, che da sempre usano e lo hanno anche evidenziato durante la guerra serbo-jugoslava, come nella loro storia c'è questa concezione di regolare determinati conti attraverso la pulizia etnica. Ecco, io credo, qui è stato detto, sono morti dei cittadini innocenti, sono morti i fascisti, regolamenti di conti con i fascisti. Durante le foibe furono centinaia, migliaia di comunisti che morirono, no? Per cui voglio dire, non si può. Quindi torniamo alla storia. Io credo che molte delle cose che si dicono vengono dette a sproposito in ogni ambito, perché non si conosce bene la storia. Però oggi sembra che la storia, per come venga letto, per come sia, non interessa a nessuno, cioè ognuno si sente autorizzato a dire quello che gli viene in mente. Ecco, io credo, a me dispiace sinceramente che il capogruppo Cribio abbia dato le dimissioni, abbia dovuto dare le dimissioni, perché credo che comunque sia stata così una decisione sì sua, ma anche del suo partito, che ha voluto comunque porre rimedio a delle frasi infelici che lui ha detto. Ripeto, io spero, e l'ho anche detto a Leo, gliel'ho detto personalmente e anche per telefono, spero che questa esperienza lo aiuti a crescere sia politicamente che come persona. Dopodiché credo che rispetto alla mozione che è stata presentata qui questa sera non ci siano termini per non doverla votare, perché io credo che, come ha detto la Presidente un attimo fa, quella persona è venuta qui come cittadina ma rappresentante di un'istituzione pubblica e abbia detto determinate cose che sono gravissime. Cribio non mi risulta che abbia minacciato nessuno, però lui ha dato le dimissioni. Lui ha dato le dimissioni e lei è ancora al suo posto. Io credo che persone di questo genere, voglio finire, credo che persone di questo genere non siano degne di stare e di sedere in un'istituzione. Per cui noi come gruppo e io personalmente ho sottoscritto e sostengo fortemente questa mozione. Dopodiché, di frasi a proposito di quello che ha detto Cribio, ne sono state dette anche in quest'Aula molte e parecchie. Voglio per esempio ricordare, anzi non lo ricordo perché non è presente, ma gli insulti che sono stati rivolti a determinati consiglieri o consigliere. Stiamo ben attenti, perché poi ogni cosa che si dice, io ti querelo, io ti denuncio, tu devi dare le dimissioni. Allora, quando si rivolgono certe frasi anche a persone singole, si insultano persone singole, come sono state insultate più volte dentro qui, meritano allora anche queste le dimissioni. Ma allora dimettiamoci tutti, perché a turno tutti abbiamo esagerato, no? Io ho dato una volta del fascista ad Agnus Dei, lui avrebbe potuto chiedere le mie dimissioni, no? Io ho detto una sciocchezza, mi sono scusato, lui ha accettato le mie scuse. Dopodiché, umanamente,
la mia solidarietà al capogruppo Cribio è completa, perché secondo me non doveva dimettersi. Alla Capotosti deve dimettersi, perché quello che ha detto è indegno di una persona che siede nelle istituzioni e che rappresenta le istituzioni. Grazie. Presidente Tucci. Grazie, intanto saluto il compagno Leonardo Cribio, ex capogruppo del Partito della Rifondazione Comunista, che è qua tra, che è arrivato tra di noi. No, intanto vabbè, diciamo, mi dispiace ma che Parise sia fuori, ma vuol dire che la strumentalizzazione di questo argomento e di quanto è accaduto non solo è stata utilizzata nella seduta del 13 di febbraio, ma continua, e quindi anche il suo intervento dimostra quanto non sia reale quello che ha dichiarato qua in quest'aula poco fa. Ma al di là di questo, intanto sarebbe bene che, e forse qua sarebbe utile riprendere un po' i fili della storia, perché il paese, il mondo si è liberato ed è stato liberato grazie al tributo che i comunisti, e non solo i comunisti, i democristiani e i cittadini semplici hanno pagato per liberare il mondo e il nostro paese. Quindi cerchiamo di non mettere nessuno sullo stesso piano, perché il revisionismo storico noi non lo accettiamo. Detto questo, per quanto riguarda anche la questione sulle foibe, possiamo anche aprire un dibattito e confrontarci, ma anche qui bisogna partire da quello che è la storia. Sarebbe utile ricordare anche che quando Mussolini mandò, lì vennero negati addirittura i cognomi, vennero cancellati. Quindi voglio dire, quando si vuol parlare di storia, si vogliono raccontare i vari passaggi storici, lo si faccia con cognizione di causa e nel rispetto di quelle che sono state poi i veri responsabili di atrocità. Per cui, altra questione, la signora Capotosti, oltre che a essere capogruppo in consiglio di zona 2, ma qui non l'ha detto quando è venuta il 13 di febbraio, ma nel suo intervento ha dichiarato che lei si è presentata qua in duplice veste, come cittadina e come consigliera provinciale. Allora, quando ci si annuncia in duplice veste, si assumono anche le responsabilità rispetto alle affermazioni che si fanno. Vorrei ricordare anche che lei stessa disse che gli eletti non rappresentano solo se stessi, ma rappresentano i cittadini interi. Allora anche lei forse dovrebbe ricordarsi la stessa cosa. Allora, venire qui in questo consiglio di zona e strumentalizzare quanto è stato approvato in provincia poche ore prima è ancora più grave, perché oltre alle affermazioni gravissime ha strumentalizzato anche un atto della provincia che non aveva titolo, perché nessuno gli aveva detto di venire in questo consiglio e sostenere quello che là era stato votato, addirittura con un intervento dove ha inserito dei vari passaggi che non erano quelli. Allora, quando si afferma che il consigliere Cribio deve essere allontanato con le buone o con le cattive, anche in questo caso si fa un intervento da istituzione, quindi la signora, oltre a essere consigliera provinciale, essendo anche consigliera di zona, ha fatto un intervento istituzionale, perché anche lei rappresenta i cittadini, e lei l'ha fatto in un'aula istituzionale, che è ancora più grave. Ma non solo ha aggravato in quest'aula istituzionale le affermazioni, ma l'altro giorno in provincia, dove è stata sollevata la questione in merito all'atteggiamento che lei ha avuto in quest'aula, cioè non solo non si è degnata neanche di dire ma forse ho sbagliato, potrei essermi sbagliata, mi sono confusa, no,
ha aggravato la questione dicendo che si spendono tanti soldi per l'olocausto, insomma, queste robe qui, ma sulle foibe in pratica non si fa nulla. Allora prendo il tempo di quattro ciocchi. Allora è evidente che certe affermazioni hanno poi determinato la caduta del numero legale in provincia e quindi la seduta è stata sospesa, perché quelle affermazioni che sono andate oltre, perché là si parlava di denunciare l'atteggiamento e stigmatizzare quanto qua sostenuto dalla signora Capotosti, beh, allora vuol dire che si sta ribellando anche, e c'è un comunicato dell'ANPI milanese che condanna anche le dichiarazioni della Capotosti. Allora, è vero, il compagno Cribio ha scritto una parola, una frase infelice, d'accordo, ma un conto è poi ad avere un atteggiamento non solo rispettoso verso le istituzioni e verso il proprio partito di appartenenza, e quindi ha soffertamente, come l'abbiamo sofferto noi come gruppo, come zona, ha dato le dimissioni da consigliere di zona, ma è evidente che non si può accettare che chi va in giro con il ciondolo, fa i manifesti di campagna elettorale con la croce celtica, si possa permettere di venire in un'aula istituzionale e dare lezioni di vita politica o di come ci si deve comportare politicamente, quando poi si è i primi ad essere arroganti, non solo per le parole usate, ma anche per le interruzioni, in quanto non piacevano alcuni passaggi che venivano ricordati sia nel mio intervento e nei confronti della Presidente, quando aveva quell'atteggiamento ancora più arrogante sul fatto di mantenere un comportamento idoneo all'aula istituzionale. Ed è brutto anche il fatto che il consigliere Parise quella sera aveva anche dei sorrisi ironici quando, basta vedere la registrazione, quando parlava la Capotosti e via dicendo, o anche l'altro signore. Allora credo che sia, e prima ancora aveva fatto delle affermazioni che, allora credo che non si può venire qui e dare lezioni senza averne le competenze, anche perché la storia ha fatto sì che chi ha usato la dittatura, l'oppressione, è stato sconfitto, e quindi non può raccontare una storia diversa da quella che è avvenuta. Allora io credo che la mozione, oltre a chiedere alla provincia le scuse, una lettera e via dicendo, io credo, e qui faccio l'emendamento, credo che sia importante, perché poi la stessa cosa si è ripetuta anche in Consiglio di Zona 2, da parte, anche con toni diversi, c'ho altri 5 minuti del consigliere Crippa se lei va avanti ancora, no? Quindi voglio dire, anche in Zona 2 c'è stata una discussione, i toni esatti non li conosco, ma ancora su questo argomento. Quindi io credo che sia opportuno che, oltre alla provincia, noi chiediamo con questa mozione che anche in Consiglio di Zona 2 si attuino le stesse richieste che facciamo nei confronti della consigliera Capotosti in provincia, siano avanzate anche in Consiglio di Zona 2. E quindi l'emendamento
che io propongo e che vada aggiunto dopo l'ultima parola dell'Olocausto è: invita il Consiglio di zona 2, nei cui banchi siede come capogruppo la consigliera Roberta Capotosti, a prevedere un provvedimento simile. Credo che sia il minimo che noi, credo che sia il minimo che noi come Consiglio di zona possiamo chiedere per riportare intanto rispetto al consigliere Cribbio, che almeno ha avuto diciamo che ha dato le dimissioni e quindi gli deve essere riconosciuto l'atto di responsabilità. E altra cosa è che si può anche sbagliare, si può anche sbagliare nella vita. Aveva ragione il capogruppo Viganò quando diceva prima: se dovessimo vedere ogni parola che noi diciamo, il rischio è che qua le denunce fioccherebbero addosso a ognuno di noi come delle caramelle. E allora io credo che se le persone... Consigliere, Presidente Tucci. Prendo il tempo di Crippa, così... Quindi voglio dire, alla fine io... Vabbè, consigliere Tagliabue, per favore, stia zitto, no? No, ma guardi, consigliere Tagliabue, che io ho finito. Consigliere Tagliabue, prego. Io ho finito, però se dopo i 3 secondi si puntualizza, non mi resta che chiedere il tempo di Crippa. Quindi, no, per favore. Quindi, alla fine, io credo che la mozione che questa sera noi votiamo è ancora buona nei confronti della consigliera Capotosti. Noi come partito stiamo anche valutando altre vie, se sarà possibile perseguirle. Però è altrettanto vero che la consigliera Capotosti qui ha usato quei termini: deve essere allontanato con le buone o con le cattive, e questo non può passare. Noi comunisti non facciamo passare questo, come non facciamo passare il revisionismo storico e tutte le altre ambiguità, anche perché i comunisti oggi stanno e dovranno da oggi nei prossimi giorni difendere l'Ucraina e altri paesi in Ucraina soprattutto dalle rivolte fasciste che ci sono. Quindi voglio dire, il mondo ha bisogno dei comunisti e che i comunisti sapranno fare la loro parte. Grazie. Grazie. Capogruppo La Terza. Mi dispiace che ogni occasione che deve semplicemente guardare la correttezza dei termini usati poi sfoci sempre in discorsi ideologici di comunisti e fascisti. Io volevo fare solo un'osservazione, no? Nel senso, come il portiere che dice: quando uscite chiudete la porta, quelle sono le chiavi. Visto che andiamo a votare qualcosa che riguarda anche una consigliere provinciale, se qualcuno dovesse avere a che fare con la provincia, molto probabilmente non dovrebbe poi partecipare al voto. Quindi questo lo dico per avere una pulizia delle espressioni. Scusate, ma non ha niente a che vedere, non si tratta che non potrebbero votare le persone che hanno rapporti di lavoro con la provincia, ma qui non stiamo parlando mica di rapporti economici o di vantaggi di qualunque tipo, ma di una questione assolutamente che non ha niente a che vedere. Mettiamo in votazione. Scusatemi, vi ho interrotta la votazione. La capogruppo Melone deve fare le conclusioni e accettare anche. Scusi, va annullata la votazione perché deve dire anche se accetta l'emendamento. Scusate. Sì.
Prego, capogruppo Melone. Grazie Presidente. Allora, sulla, sull'emendamento e sulla, sulla discussione. Allora, io ringrazio tutti per le ricche lezioni di storia, che poi sono un po' la storia ad usum privato, che ognuno la vede in un modo, la vede in un altro, poi non fa piacere vedere alcuni aspetti della storia, quindi non si raccontano mai. Allora, la, dico solamente questo, non voglio intervenire su, su tutto il resto. Forse sarebbe utile che ci prendessimo l'impegno come zona 9 ad affrontare questo tema in una sua dimensione storica per vederne tutte le dimensioni, ma come momento culturale, se si vuole fare, ma altrimenti evitiamo di dare lezioni di storia. Ci sono due strade, o l'una o l'altra, però non accetto che si vengano a fare lezioni su tutte le volte, su tutti i temi che si affrontano. Fra l'altro, il problema delle foibe non è un problema che è nato nel 1945, è nato prima degli anni 20, ha visto coinvolti i fascisti, i non fascisti, eccetera, eccetera. Non voglio dire, però su questo non facciamo i distinguo, sono state tutte vittime, quelle che sono venute prima e quelle che sono venute dopo. Quindi nella giornata si devono, diciamo, nella giornata del ricordo si devono ricordare tutte queste vittime. Punto. Per quanto riguarda la richiesta di emendamento, l'accetto, e comunque rispetto a quanto è stato detto in aula, la richiesta di dimissione deriva dalle affermazioni fatte durante la seduta del Consiglio provinciale. Se si fossero limitate le affermazioni a quanto detto all'interno dell'aula di zona 9, io mi sarei limitata a chiedere la lettera di scusa e la censura. Per questa aggravante che è venuta dall'aula provinciale mi sono sentita, diciamo, in dovere di chiedere anche le dimissioni. Grazie. Grazie capogruppo Melone. Se mi dà l'emendamento del consigliere, del presidente Tucci, così lo mettiamo agli atti. Consigliere Ferrando. Per favore. Posso parlare? Grazie. Per dichiarazione di voto. Noi per responsabilità e perché ritenevamo comunque seria questa discussione, come potete notare siamo rimasti tutti in aula, abbiamo ascoltato tutti e siamo qui a esporre dunque la nostra posizione già presentata dal collega Illuzzi. Con grande fatica, sì, con grande fatica, perché non c'è questa pessima abitudine di strumentalizzare, usare a proprio favore, buttarci dentro appunto ricostruzioni storiche che magari non c'entrano. La stessa consigliera Melone ha voluto comunque metterci anche la sua, dopo aver detto che non era il caso di farle ricostruzioni storiche, l'ha voluta fare, per cui mi si deve veramente spiegare questa modalità. Per cui, per tutto questo, evidente aggiunta che elemento politico ulteriore che si vuole dare a questa delibera, per la quale noi avremmo anche potuto votare a favore in caso appunto di una scelta per la come si dice? No. Per la censura, che si imitasse la censura, in quanto comunque bisogna dare il giusto peso alle cose, e c'è diversità tra il comportamento di Cribio e il comportamento della Capotosti, peraltro appunto assolutamente censurabile. Però evidentemente qui si vuole prendere una rivincita a tutti i costi, come sono stati evidenti dagli interventi di molti dei consiglieri, per cui a questo punto il gruppo del Nuovo Centrodestra non partecipa al voto. Grazie. Grazie. Consigliere Tucci. No, solo per chiarire sull'intervento del consigliere La Terza, quindi sull'ordine dei lavori. I dipendenti della provincia non sono, non è vero che non possono votare questa mozione. Primo, perché non riguarda il lavoro che loro svolgono. Secondo, perché non ha nessun conflitto di interessi con quello che loro svolgono rispetto all'argomento. Terza cosa, qui si sta parlando di una consigliera
provinciale e del Consiglio di zona 2 che è venuta in quest'aula facendo un intervento in duplice veste dove ha usato dei toni e delle minacce nei confronti del consigliere, ex consigliere Leonardo Cribbio. Punto. Quindi non c'è nessun conflitto di interesse, è una mozione questa, non ha nulla a che vedere con le attività che lui svolge o la consigliera Senesi svolgono. Volevo solo chiarire questo. Quindi io credo che i consiglieri di zona che lavorano in provincia debbano votare regolarmente. Grazie, come Presidente Tucci. Consigliere Capogruppo Parise. Grazie, una dichiarazione da mettere a verbale. Credo che prima si era già iniziata la votazione, i colleghi avevano già iniziato a votare, la vicepresidente dello Consol ha interrotto la votazione. Chiedo di mettere a verbale se ciò è lecito e previsto dal regolamento e dopodiché farò un'interrogazione sull'annullamento. Grazie Presidente. Mettiamo in votazione la mozione emendata. Siamo in fase di votazione, ricordo che c'è ancora una mozione urgente presentata dal consigliere Agnusdei. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 25, contrari 1, astenuti 0, approvato. Passiamo all'ultimo punto, mozione urgente, oggetto prime valutazioni sul programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016. La parola al primo firmatario, Vincenzo Agnusdei. Grazie Presidente. Ringrazio i consiglieri che hanno firmato l'urgenza di questa mozione. Noi 3 settimane fa, come Movimento 5 Stelle, avevamo chiesto, in vista delle valutazioni del programma triennale delle opere pubbliche, di cui c'era stato inviato un file PDF dal Presidente Uccioni, avevamo richiesto una commissione invitando il direttore centrale tecnico Papetti, che io l'anno scorso avevo chiamato per chiarimenti riguardo a, diciamo, alle valutazioni che noi diamo. E lui un po' era rimasto un po' perplesso sul fatto che ci vengono chieste queste valutazioni a marzo. Poi anche con il susseguirsi degli anni abbiamo visto un po' che queste, non c'è una continuità tra le priorità che diamo noi, non c'è un vero lavoro di collaborazione con il settore. Quindi quello che chiedevamo appunto con questa richiesta, che ormai risale a 3 settimane fa, al Presidente della Commissione di Territorio, era proprio quello di invitare il direttore centrale per una commissione prima di partire con i lavori. Dal presidente Simino non abbiamo ricevuto nessun tipo di informazione al riguardo, e visto che è un inizio di lavori, ci chiediamo se non vale la pena rinviare questa commissione, questo punto, spostarlo successivamente e invitare, come chiede la mozione, il direttore centrale tecnico Massimiliano Papetti. Inoltre, il problema grosso di questo file PDF che viene inviato è che è un file appunto PDF, quindi siccome è un grosso file non è possibile fare, diciamo, ricerche, fare degli ordinamenti, selezionare per argomenti per zone. Quindi la mozione chiede anche che il Presidente del Consiglio di zona 9 si adoperi per richiedere ai settori competenti la documentazione in formato di foglio elettronico. Grazie. Prima di dare la parola al Presidente Simi, faccio solo una nota a margine, la documentazione l'ho già richiesta. Non è ancora pervenuta. Presidente Simi. Sì, niente, volevo semplicemente dire 3 cose. La prima, in realtà la commissione che doveva essere stasera, che è stata rinviata, già aveva l'ordine del giorno
diciamo così, l'esame, l'inizio dell'esame del piano delle opere pubbliche. Chiaramente questo è il primo punto. Due, la commissione ha diversi argomenti da trattare e era calendarizzato, indipendentemente dalla richiesta del Movimento 5 Stelle, la discussione di questo punto, cioè noi abbiamo tante cose da discutere. Ogni settimana cerchiamo di intervallare i vari argomenti. Prossimamente avremo da trattare anche la questione delle Ferrovie Nord, che avevamo già trattato un anno fa circa, e ho parlato ancora con i funzionari dell'assessorato su questo e così via. Cioè la commissione ha molti argomenti da trattare e li sta trattando tutti. Ritengo che era già in programma quello di richiedere un'audizione da parte degli uffici, ovviamente, però mi sembra più corretto prima iniziare a esaminare noi gli argomenti, come sarà lunedì prossimo in programma all'ordine del giorno l'esame e la discussione tra di noi, e poi successivamente invitiamo i funzionari a spiegarci, magari chiedendo degli approfondimenti sulle cose che magari non ci sono molto chiare o non abbiamo ancora ben sviluppato. Per cui in realtà quello che viene chiesto nella mozione è esattamente quello che stiamo facendo. Sull'ordine dei lavori abbiate pazienza, non è che si può correre incontro al lavoro della commissione. Esaminiamo lunedì prossimo, cominciamo a esaminare, poi sentiremo i funzionari. Non capisco perché dobbiamo invertire l'ordine del lavoro, quando mi sembra più corretto, visto che l'abbiamo già fatto anche altre volte, ci guardiamo noi dentro nella documentazione, invitiamo i tecnici a raccontarcelo, poi faremo una terza commissione dove prenderemo le nostre decisioni. Per cui ritengo che la richiesta che viene fatta dal Movimento 5 Stelle non ha senso pratico, perché in realtà la commissione sta già lavorando in quel senso e l'obiettivo che abbiamo come commissione è quello di sviluppare al meglio quelli che sono il piano triennale delle opere pubbliche, dando le priorità della zona. Per cui veramente non riesco a capire come la mozione possa incidere in maniera positiva sui lavori. Il presidente, come avete già sentito, ha già chiesto agli uffici di avere i documenti in formato editabile, e quando arriveranno verranno distribuiti, come è già stato distribuito 15 giorni fa o più forse, il programma in formato PDF. Per cui non ritengo che sia utile la mozione ai lavori di questo consiglio. Grazie. Capogruppo Indovino. Sì, grazie presidente. Ma io credo questo, che l'indirizzo della mozione sia del destinatario della mozione sia sbagliato. Nel senso che pare che sarebbe bastato chiedergli un timing diverso. C'è la volontà politica di iniziare una discussione in commissione da parte del presidente Simi, e c'è la volontà anche di coinvolgere i funzionari. Quindi mi sembra che su questo si venga incontro alle richieste che fate, che sono fra l'altro legittime. Sul punto più specifico, che è quello di avere un formato di file un po' più agevole da consultare, io sono d'accordo, ma sono d'accordissimo, ma non è il presidente Simi che lo può fare. Fra l'altro, io da indagini che ho fatto, persino i consiglieri comunali hanno il file che arriva a noi, nemmeno loro hanno il PDF. Quindi se c'è la volontà di fare una mozione che chiede che ci arrivi, tra l'altro se non sbaglio prima Antonella mi diceva che avevano già votata, se si vuole fare una mozione in cui si chiede di avere i testi, i file in formato più consultabile e non in PDF fotografato, c'è la disponibilità da parte nostra di votarla, ma va fatto l'aveva presentata Anna Melone. Quindi se vogliamo anche rifarla va bene, perché evidentemente da questo punto di vista il destinatario ci ascolta poco. Però in sé per sé questa stasera lascia un po' il tempo che trova, nel senso che è inutile, nel senso che bisogna ridefinirla un po' meglio. Grazie. Consigliera Newsday. Sì, grazie. Allora,
rispondere un po'. Allora, in realtà la mozione urgente io l'avevo portata già settimana scorsa, ma poi è caduto il numero legale, quindi per rispondere all'osservazione del presidente Simi. Poi sì, lo so, appunto per quello, ma ascolti quello che le dico poi. Allora, il problema è questo, cioè io le valutazioni che faccio da portare in commissione le faccio facendo i miei conti di quanti soldi vengono spesi, per quali argomenti. Quindi il file PDF non me ne faccio niente, perché lo guardo, faccio 3-4 volte su e giù con i miei tastini e rimane lì la cosa, questo è il problema. Quindi il fatto che io non abbia file formato elettronico prima della discussione, prima delle valutazioni, sicuramente non mi permette di fare delle valutazioni più puntuali. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è perché chiamare prima i funzionari, i tecnici, perché non è ancora chiaro che cosa dobbiamo farne di queste cose qui, perché 3 anni, io mi ricordo l'anno scorso Bina che diceva: ma che continuità se noi quest'anno facciamo una osservazione su un intervento e poi non vediamo i risultati, o non c'è continuità, non c'è uno storico delle richieste che vengono fatte, a cosa serve? Abbiamo fatto la nostra delibera, va a finire nel calderone delle delibere approvate, ma è finita lì la cosa. Quindi è un problema di metodo, non di contenuti o del fatto che verranno i funzionari, i direttori di settore a dire sì, questa cosa va bene, questa cosa la spieghiamo meglio, perché si mette in discussione proprio la metodologia qui e non gli argomenti dell'elenco che ci è stato dato. Io, secondo me, la mozione va nella direzione proprio di cambiare la metodologia, quindi la lascio in questo modo. Grazie. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 7, contrari 17, astenuti 0, respinto. Ho una comunicazione velocissima per i capigruppo. Censura, biasimo, via. Sono sorelle. Ciao. Non ho detto la seconda in tutto, ma ho tutto all'ordine del giorno.